Consiglio Comunale ha deliberato l'aggiornamento del regolamento del referendum alle modifiche dello statuto e a nostro avviso è un aggiornamento in peggio, nel senso che hanno introdotto un ulteriore mese di ritardo per l'espletamento della procedura di richiesta di indizione di referendum. Quindi è un allungamento dei termini di richiesta e quindi un ulteriore ostacolo all'esercizio del diritto a partecipare alla vita pubblica del comune da parte dei cittadini. Non solo, ma noi riteniamo che questo aggiornamento del regolamento sia stato pretestuoso, e cioè non fosse assolutamente indispensabile all'esame di ammissibilità del nostro quesito referendario. E ricordiamo che il nostro quesito è stato presentato il 29 marzo e dentro 15 giorni avrebbe dovuto essere giudicato dal Comitato dei Garanti. In sostanza riteniamo che l'amministrazione comunale di Piacenza ci stia mettendo difficoltà, i bastoni fra le ruote, per la richiesta di questo referendum. Cosa volevamo chiedere con il referendum? Sondare l'opinione dei cittadini sul futuro dell'inceneritore di Piacenza, perché l'inceneritore di Piacenza, secondo il piano regionale di gestione dei rifiuti, nel 2020 non dovrebbe più ricevere, non dovrebbe più bruciare rifiuti solidi urbani. Per cui se IREN, l'attuale gestore, vuole tenerlo in vita dopo il 2020, deve riconvertirlo a impianto completamente privato, fuori dal controllo pubblico, per bruciare esclusivamente rifiuti speciali industriali. Quindi noi chiediamo ai cittadini: volete che la città continui a sopportare un'ulteriore emissione di inquinanti, oltre a tutte quelle che già ha? Noi diciamo di no.